La regione siciliana è presente qui con un suo stand che presenta due progetti di punta della propria programmazione, il progetto IDMAR e il progetto BLORIN. Il progetto BLORIN è un progetto che fondamentalmente coinvolge le persone e questo è quello che ho spiegato oggi a quelli che mi sono venuti a chiedere di BLORIN. È un progetto nel quale si sperimenta e si implementa una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain per fare in modo che gli utenti finali possano contribuire con servizi di bilanciamento alla stabilità della rete elettrica delle piccole isole, reti che sono particolarmente deboli proprio per costituzione, sono isolate. Beh, oggi secondo me è un grande giorno per la regione siciliana e anche per noi di IDMAR, per gli NFN, gli LGV e il CNR, perché abbiamo avuto, grazie all'impegno della regione, una splendida vetrina in cui abbiamo potuto presentare i risultati del progetto IDMAR. Li abbiamo potuti presentare in un contesto sicuramente di livello elevatissimo europeo, con tanti stakeholder e tante persone che erano interessati a vedere quello che la regione siciliana attraverso IDMAR è riuscito a fare anche da un punto di vista di impatto economico e sociale per la crescita della nostra regione. Abbiamo potuto finalmente mantenere la promessa che avevamo fatto ad Evora all'ultimo incontro dei comunicatori europei tenutosi lo scorso novembre, quello di riuscire a posizionare la targa dell'Unione Europea nel fondo del mare, a 3.500 metri di profondità, e proprio nell'Agora tenutasi qui a Bruxelles oggi siamo riusciti a mostrare il video con il quale il robot ha proprio fissato la targa alla base del telescopio sottomarino. Quindi un altro successo, un'altra promessa mantenuta, in questo caso dalla regione siciliana, relativamente ad una buona pratica di comunicazione. Non manca anche un momento, diciamo, conviviale dove vengono presentati i prodotti agroalimentari più significativi della nostra regione. A questo evento ci siamo prefissati di portare l'eccellenza siciliana nei diversi ambiti, in particolare il Corfila, che rappresenta l'ambito caseario, lattiero caseario. Quindi abbiamo portato le nostre 5 DOP, che sono il piacentino ennese, il ragusano, il pecorino siciliano, la Vasteda Valle del Belice e la provola dei Nebrodi. Abbiamo portato l'eccellenza della Sicilia, tutta che ruota attorno alla dieta mediterranea. Gli europei apprezzano tantissimo, soprattutto le consistenze, gli aromi, questo gusto che è unico e accattivante, insomma si sono innamorati di noi. Bilancio sicuramente positivo, la nostra presenza potrà essere incrementata nelle prossime edizioni, potrà essere sicuramente incrementata in termini di progettualità, di presenza e quindi ringrazio la Regione Siciliana e la Commissione Europea che ci ha dato questa occasione.